Siamo con il collega Stefano Miceli e vogliamo provare a capire se l'infrastruttura delle colonnine elettriche per ricaricare la macchina funziona davvero. Allora Stefano, tu è circa un anno che guidi questa macchina elettrica. Come funziona? Se noi adesso volessimo cercare una colonnina elettrica, è facile trovarla? È facile cercarla, non è così facile trovarla, nel senso qui siamo al centro di Roma e quindi è più semplice. C'è il navigatore dell'auto a cui puoi interrogare e poi chiedergli, come sto facendo in questo momento, dove si trovi la più vicina. Quindi inseriamo la ricerca della stazione di ricarica. Adesso le ricerche chiaramente sono divise per gestore. Su questa c'è un pallino verde, significa che è libera, quindi gli diciamo alla macchina di portarci a quella colonnina. E non si può prenotare in questo caso? Dall'auto no, ci sono alcune applicazioni che te la fanno prenotare, però devi pagare la prenotazione. Comunque quando dentro Roma uno cerca una macchina, nell'ambito di 3-4 minuti si trova una colonnina? No. No, nel senso, dipende sempre dalla zona, questa, ripeto, ce ne sono diverse, però essendo una zona piena di uffici è più facile che ne trovi occupate, perché poi ci sono quelle occupate, ci sono anche quelle in manutenzione, insomma ci sono diverse possibilità di trovarle non funzionanti. Invece per quando vai fuori città? Lì è problematico, a seconda di dove vai è difficile trovarne. Sinceramente, in alcuni punti, in alcune regioni è molto complicato. E allora, eccoci arrivati alla colonnina. E con un kilowatt più o meno quanti chilometri si riescono a fare? Poco più di 10. Questa ha più o meno 10 kilowatt la macchina. 9 kilowatt abbondanti. Quanto tempo impiega più o meno per ricaricare? Sono 4 ore più o meno. Quindi noi diciamo dal, 3 ore e mezza. Dal momento in cui abbiamo cercato la colonnina, che erano le 4 e 10 più o meno, sì. Finiremmo più o meno verso le 8 e un quarto più o meno di ricaricare la macchina. Insomma, non è proprio una cosa velocissima, no? Il fatto di andare a cercare un posto. Tra l'altro questo pezzo, questo racconto dei nostri colleghi serviva un po' a darci l'idea di quanto poi accanto al tema dell'energia rinnovabile, buongiorno Gianluca Timpone, tra pochissimo parliamo dei bonus, serve poi l'infrastruttura. Certo, e su questo appunto ci sono anche molte risorse PNRR, però per mettere le colonnine ci vuole, come dire, tutto un ambiente, le autorizzazioni, la pubblica amministrazione. Quindi c'è un grande, come dire, quadro di riforme e investimenti da fare assieme. E a questo serve appunto questo grande programma. E noi siamo anche osservati speciali in Europa, perché l'Italia è un po' il test del funzionamento e del successo di questo programma. Se il programma avrà successo, lo sarà perché l'Italia lo ha. E noi ci auguriamo che lo abbia. Intanto, Gianluca Timpone, cerchiamo di capire che cosa il governo ha stanziato, quante cifre e in che cosa consistono questi bonus per chi sceglie di appunto avvalersi di energia pulita. Allora, la cosa importante è che anche per chi decidesse di installare la colonnina in proprio, c'è la possibilità di recuperare il 65. Io ho una spina, semplicemente. C'ha la spina nel giardino, e quindi Si recupera il 65%, sì. Mentre invece per incentivare l'acquisto o la sostituzione delle macchine non elettriche o le cosiddette macchine che inquinano, c'è la possibilità a partire dal 16 maggio per recuperare o dai 3 ai 5 mila euro nel momento in cui decidiamo di o rottamare la nostra vecchia autovettura oppure acquistarne una nuova. Se l'andiamo a rottamare il contributo è di 5.000 euro, in caso contrario è 3.000 euro, però questo è esclusivamente per quanto riguarda le auto meno inquinanti, ossia per eccellenza le auto elettriche o quelle ibride, perché viene presa in considerazione un parametro, ossia a seconda di quella che è l'anidride, chiamiamolo così, sì, carbonica, che viene sprigionata per ogni chilometro percorso. Sì. Al di sotto dei 20 si recupera sostanzialmente il massimo in termini di incentivi. Allora, quello che ha spiegato il dottor Timpone ce lo racconta in maniera molto didascalica, molto chiara, Cristina Conforti. Guardate. Da
Dal 16 maggio, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha sbloccato i finanziamenti per il settore automotive, sono effettivi gli ecobonus. Si tratta di quasi 2 miliardi di euro, divisi in tre blocchi, 650 milioni di euro tra il 2022 e il 2024. L'incentivo, che arriva in un momento critico per il settore, in perdita di quasi il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, riguarda principalmente le auto totalmente ecologiche, ma toccherà anche quelle con motori tradizionali a basse emissioni di CO2. Per le ibride plug-in si potrà richiedere un bonus di 2.000 euro più altri 2.000 rottamando un mezzo inferiore a Euro 5. Il vantaggio maggiore è per chi acquista un'auto totalmente elettrica e può ottenere 3.000 euro di contributo statale più altri 2.000 in caso di rottamazione. Per le auto con motore tradizionale, gli incentivi riguardano alcune tipologie a basse emissioni e il cosiddetto ibrido leggero. Si tratta di 2.000 euro e solo in caso di rottamazione. Per capire meglio come funziona, siamo andati in una grande concessionaria della capitale. Da lunedì è possibile stipulare un nuovo contratto con Ecobonus. In questi giorni devo dire che la risposta dei consumatori è stata importante. Ma invece per la richiesta come funziona? Ve ne occupate voi in concessionaria? Fatto il contratto, attendiamo solo l'operatività del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico, che sarà operativo con la piattaforma di prenotazione dal 25 maggio. Lungaggini, attese, sono state le lamentele dei clienti nell'ultimo periodo per la mancanza dei componenti. La situazione chiaramente è in via di, mano a mano in via di miglioramento, chiaramente rimane una complessità di fondo dovuta alla mancanza dei microchip e al contesto chiaramente internazionale che purtroppo stiamo vivendo. Che tempi ci vogliono per ottenere un'auto quindi? Più o meno insomma, la media del mercato è intorno ai 120 giorni. Allora, tanto per dare delle indicazioni in più, da lunedì è possibile fare questa operazione? Tutti gli acquisti effettuati dal 16 in poi possono beneficiare del contributo. I concessionari dal 26 di maggio possono richiedere il contributo, perché noi non è che lo dobbiamo fare privatamente, cioè noi andiamo direttamente alla concessionaria e sarà la concessionaria a prenotare per noi quel contributo che poi verrà riconosciuto in base all'autovettura che decideremo insomma, di acquistare. Il problema, professor Sisci, è che comprando un'automobile oggi, con i tempi che corrono, con il fatto che le catene del valore globale si sono un po' rallentate, possiamo dire così, e ci vogliono 8 mesi, 9 mesi. Sì, professore? Credo ovviamente sì.